Amiche e amici Golden Chef, buongiorno! Buongiorno! Ecco, mancava solo che tu avessi anche i Pavarotti in sottofondo e avresti avuto modo di fare un duetto meraviglioso. Esatto. Esatto. Allora, buongiorno a tutti cari Golden Chef. Come vedete, sono bardata per la prima ricetta della puntata di oggi con la cucina meravigliosa di Elenia Bazzacco. Grazie. La ricetta in giallo, il giallo del risotto allo zafferano. Un classico. Assolutamente. Ed è un classico intramontabile che però ha i suoi trucchi perché possa riuscire al meglio. Trucchi e inganni? Prego? Trucchi e inganni? Trucchi e inganni, un barbatrucco se lo vuoi chiamare. No, in realtà è molto semplice, sai, non è che sia difficilissimo. Prego. Ah, grazie. Prego. Scusi, non è abituata alle carinerie. Ma sapete perché ho fatto questa cosa? Perché nella seconda ricetta avremo il galateo e quindi insegneremo alla Bazzacco qual è il galateo in cucina. Ecco, finita la poesia. No, dai, fai quella cosa che tu sai fare benissimo, vai. Pubblicità. Io mi diverto sempre tanto, ve l'ho detto mille volte. Lei, quando sono con gli ospiti a due chiacchiere è bello, è divertente, scopriamo dei mondi diversi dal solito, ma quando c'è Elenia, io mi godo la cuoca Elenia come mai praticamente. Strapazzami di coccole. No, veramente, è la verità. Allora, risotto allo zafferano, come sì. Dicevi tu, è semplice da fare. Sì. Perché però, questa è la versione semplice, sì. Dopo c'è anche, sai, quella con il midollo, con l'ossobuco alla milanese, quindi noi siamo semplici, esatto. E umili, e quindi noi facciamo risotto alla zafferano in semplicità. Perché il risotto alla zafferano è anche umile. Umile, tu non hai idea? Ok, risotto allo zafferano, quali sono gli ingredienti? Meno male che ci vedo benissimo oggi lo stesso, anche senza occhiali. 250 g di riso carnaroli, mezza cipolla, 40 g di burro. Un quarto. Non ci vedo senza occhiali. Un quarto di cipolla, 40 g di burro, 50 g di parmigiano, brodo vegetale, tutto sto profumo meraviglioso che viene su, e zafferano, ok? Poi, c'è stata una zafferata di, sì, di brodo. Una zafferata di. Allora, siccome tu hai detto mezza cipolla, vuoi che raddoppiamo la quantità di riso così non hai sbagliato? No, dai, facciamo una roba giusta. Chi se lo porta a casa, Enrico? Mezzo chilo, facciamo mezzo chilo. Allora, di norma sarebbero 80 grammi di riso, 70-80, dopo dipende. In questo caso, non avendo grande condimento, perché alla fine è semplice, esatto, riso, sì. Possiamo optare anche per gli 80-100 grammi. Mm-hmm. Allora, mentre io adesso vado a tagliarmi questo pezzettino di cipolla, questa è una novella, vedi? Già? Che bella! E con la barbetta. Con la barbetta. Perché è un riso allo zafferano. Certo, sì. E niente, dopo tu ci racconti un po' di cose? Sì, vi volevo raccontare un po' di cose perché, insomma, avevamo iniziato il nostro bel cammino che ci permette di imparare a utilizzare il condizionatore nel modo migliore, perché, insomma, anche d'estate, anzi soprattutto d'estate, l'energia va, diciamo, utilizzata con un po' di buon senso, e questo non solo fa bene alla nostra tasca, giusto? Ma va bene anche al pianeta. E eravamo arrivati a parlare, per esempio, del terzo consiglio sui 10 che poi alla fine andremo a toccare, ovvero attenti alla manutenzione. Non controllare i filtri del condizionatore è una noncuranza che può costare molto cara. Pulirli o sostituirli garantisce un triplice vantaggio. Per esempio, il funzionamento più efficiente del condizionatore e dunque riduzione degli sprechi di energia. Assolutamente. Altro punto, aspettativa di vita più elevata del condizionatore stesso, che ovviamente utilizzato sempre, rimesso a pulizia, ovviamente riesce a dare il meglio di se stesso. E ancora, l'aria condizionata più pulita e quindi respirabile anche da chi soffre di allergie alla polvere. Sempre più gente soffre di allergie. Sì. Tu stai preparando, stai imbiondendo la nostra quarto di cipolla. Allora, io non so se tu hai notato, io ho tagliato la cipolla. Sì, e non hai pianto. No, è vero. Come sai hai fatto? Perché? Perché è finta. Sai che... tu lo sai che non si finisce mai di imparare. Dai, mai. Dimmi. Allora, io sto facendo
un po' di cucina in un ristorante, sì, in questo mese, infatti, sì, vedete le occhiaie, ma proprio un minimo. Mi è stato insegnato di non tagliare la parte della radice, mai, perché da qui... Che si sprigiona, quella le cellule saltano e fanno schizzare. Bravissima, quindi non tagliate mai la parte della radice ma sotto. Dai. Qui, eccolo, questo coso qui, anche senza barbetta. Infatti mi sembrava strano, perché di solito lacrimavi tantissimo. Mi emoziona questa cosa. Esatto. Semplicemente perché non ho pianto. Non si finisce mai di imparare. Quindi questo tenetelo sempre. Non va tolto, invece io di solito... Dopo, nel momento in cui andiamo a utilizzarlo, cioè io parlo di mentre lo tagliamo, Sì. Quindi... Bella, mi è piaciuta moltissimo. Allora, continuiamo a parlare. Vado a tostare. Vado a tostare il riso, perché questa è un'operazione fondamentale. Qualsiasi sia il tipo di risotto che andrete a preparare, va sempre tostato. È basilare, giusto? Assolutamente, deve risultare caldo al tatto, di non, quasi non riuscire a tenerlo in mano il riso. Perfetto. E poi si comincia ad aggiungere il brodo. Se aggiunge... Sono arrivati i nostri vicini che stanno traslocando, ma stanno spostando adesso i mobili. Lo sai che hanno detto che sono due bei tipi? Dai. Anche? Sì. Allora, noi single. Prima pausa della nostra cucina, andiamo a salutarli. Scusa. Tanto abbiamo le torte, no? Abbiamo sempre delle torte e ci presentiamo come in America. Buongiorno. Ciao, ben arrivati anche voi qui. Va bene. Allora, freddo sì, ma con moderazione. Attenzione, continuiamo a parlare di condizionatori. Mantenere la temperatura del condizionatore troppo bassa è uno spreco, cioè troppo freddo, intendiamo, no? E fa male alla salute, oltre che al risparmio. La differenza termica tra l'interno e l'esterno dell'abitazione non deve superare i 7 e 8 gradi, ok? Quindi il consiglio, cosa fai? Tu quanto hai? Questi 22, allora, 23 gradi scarto? Allora, io d'inverno minimo porto a 23, 24. Sì. Ma d'estate? D'estate 18. Infatti abbiamo un po' di discordia in casa per questo. Vabbè, la differenza termica è importantissima, assolutamente non deve superare i 7-8 gradi. Quindi consiglio di non farsi prendere la mano trasformando la casa nel polo nord. È vero che magari se vivete da soli, avere dei pinguini che girano per casa fa sempre compagnia, però non funziona da un punto di vista del risparmio energetico e anche per e la dell'amore salute. Per il pianeta. Poi, anche per la si salute. Poi beccate dei coleroni praticamente. La cosa più saggia è impostare la temperatura del condizionatore tra i 20 e i 25 gradi, ok? Quindi non freddo, capito? Ma non è tanto caldo come 25 gradi. No, ma come fai? È vero che tu magari cucini, mi rendo conto, però... E poi la vampate. Esatto, della cucina. Per della cucina, del fornello, sì, del sì, forno. Far ventilare il condizionatore mentre la nostra Ilenia ha cominciato già ad aggiungere il nostro brodino. Che si aggiungerà il mestolo successivo solamente quando il precedente si è completamente assorbito. Ecco, sai che prima, scusate perché non vorrei saltare i palo in frasca, ma prima hai dato un consiglio sulla cipolla che così non fa lacrimare, che deve conservare la sua radicetta. Geniale, geniale. Io spero che passiate parola perché è una cosa molto grazie, bella. Grazie Vincenzo. Sapere. Veramente. Ciao Vincenzo, chiunque tu sia, meno male che hai dato a Ilenia il modo di sapere questa cosa che ha passato. Sì, perché mi ha fatto pelare un sacco di cipolle. Ma dai. Me l'ha detto solo alla fine, sto simpatica canaglia. Allora non è proprio tanto simpatico. Sì. Allora, dicevamo, fare ventilare il condizionatore. Così come accade per i termosifoni in inverno, è necessario fare respirare anche il condizionatore per garantirne la giusta ventilazione e non ostacolare l'aria fredda. Quindi coprirlo con tende o piante ornamentali per abbellire l'effetto d'arredo è assolutamente un errore che va evitato, dai no, ragazzi. No. 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 Neanche le tendine di pizzo? Certo, sì. Ma è vero che c'è gente che si inventa degli arredi stranissimi perché dice, ma sì, ho preso anche un condizionatore che è carino da vedere, ma o climatizzatore. Sì, esatto, è brutto da vedere lì. Che cosa vuoi farci? Non lo so, prendi un fico un edera. Benjamin, un edera. O un abete che potrà servirti a Natale e lo copri. Esatto. Davvero la regola, bisogna aspettare che asciughi tutto il brodo? Sì, perché altrimenti lo facciamo bollito. Ah, vero. Ok, quindi noi dobbiamo reidratarlo il riso, quindi non dobbiamo bollirlo. Altrimenti ci si aggiunge appunto una parte di riso e due di acqua, e in questo caso lui se l'assorbe mano a mano, però si parte con tutta l'acqua, tutto il brodo direttamente di partenza. Certo. In questo caso invece dobbiamo far sì che intanto lavorare con una temperatura giusta per quanto riguarda il fuoco. Io l'ho messo a media temperatura, quindi a un 6 su una scala di 0-8, ho messo a 6.
quindi medio-alta, e devo fare in modo che il chicco appunto si rigonfi, si reidrati di nuovo, e questo succede. Il chicco si rigonfi. Io parlo e lei parla? Cioè è logico che poi non capisce. Sono cose serie, no, eh? Memorizzo che il chicco si rigonfia. No. E così facendo, come si fa con i bambini piccoli, ho canticchiato una filastrocca che i bambini ricordano. Il chicco si rigonfia. Guardate, ascoltami là. Cercasi nuova, scusa, qua. Cercasi nuova nutrice. Va bene. Allora. No, a parte gli scherzi, comunque, brodo sempre caldo. Yes. Se non avete brodo, quindi brodo buono, andate pure con l'acqua, acqua salata. Servirà magari un po' più di nervo, certo, poi con il condimento. Per il sapore, perché chiaramente abbiamo zafferano, che è una roba un po' delicata. Esatto, però piuttosto di un brodo non buono, e voi mi avete capito, usate l'acqua. Esatto, brava, ha fatto bene a dirlo. Ok. Senti, ma vedi, com'è la storia del midollo? Allora quello è il risotto alla milanese che va inserito questo midollo, sì. Quindi è un po' particolare, un po' forte poi come sapore anche. Sì. Ma e viene servito cremoso. Inserito nel risotto. Wow. Io non amo, sono sincera, non amo il midollo, ma tutti ormai sanno. Un po' particolare. Esatto, che io sono un po' delicata per quanto riguarda, non sembra. Sono delicata. Ma è vero che gli chef non mangiano tutto allora? Quelli bravi sì. Cannavacciuolo. Dubito che Cannavacciuolo abbia dei problemi con qualche piatto, io penso che mangi di tutto. Allora io ho problemi semplicemente con la carne, ma non perché io sia vegetariano, vegana, ma perché sono delicata e quindi non amo la cacciagione, non amo per esempio le frattaglie, il quinto quarto, no, coniglio no. Okay. Ma è una mia idea, non perché non mi piaccia. Ma io te lo cucino. Però lo cucini, perché c'è gente che addirittura non avere nemmeno il coraggio di prendere in mano questo tipo di carne, perché al tatto o all'odore potrebbe dare fastidio. Io ti cucino tutto. Io faccio ho delle carina che adora i cavalli, che dice mai nella vita mangerò carne di cavallo. Ma quella è una taurina. E poi io sono bravissima perché faccio delle grandi prediche agli altri, dico assaggia. Assaggia perché non devi capire se ti piace o no, l'ho sempre detto ai miei figli. Ma quando tu fai i corsi, i tuoi figli va bene, ma quando tu fai i corsi, insomma, te la tiri un po' e dici, oh mi raccomando, dovete assaggiare perché altrimenti come fate a capire che, non so, questa pietanza, questo prodotto possa stare bene con un altro prodotto? E mi dicono, tu l'hai assaggiato? Certo. È per quello che io dico a voi, assaggiate. Ecco, brava, bravissima. Noi continuiamo naturalmente con la nostra cottura. La reidratazione, bravissima. Il risotto, ci sono diverse teorie. Chi mescola sempre, chi no. Uh-huh. Io mescolo sempre. Meno male. Per far uscire la parte... Dicendo, ma c'è chi lo lascia lì però? Come no. Mai? Allora, io lo cuocio 16 minuti, 11 minuti, sì? Più 2 minuti per la manticatura. Quello. 16 più? 16 più 2. Ah, ok. Mentre, attenzione... 11 più 2. La matematica non è un'opinione. Andiamo dalla nostra farmacista di fiducia, Mirta 11. Canevari. Restate qua. 11 più 2. 2. 13. Cari Golden Chef, il tempo finalmente comincia a regalarci qualche uscita e qualche momento di sole e come un raggio di sole viene lei, la donna della salute, Mirta Canevari. Ciao Mirta. Ciao Cristina. Sentite, è importante oggi che stiate molto attenti a quello che Mirta ci racconta perché sì, va bene il bagno di sole, va bene il bagno di salute, ma è importante proteggersi con... La carota. Sì. Benissimo, allora l'argomento di oggi appunto è sottolineare il fatto che il sole fa bene per diverse cose. Intanto dal punto di vista psicologico andare migliora l'umore. Secondo me è uno stimolo di endorfine incredibile. Fa bene perché l'esposizione al sole sviluppa la vitamina D, sì, a partire dal colesterolo, e quindi attenzione, il colesterolo che tutti demonizzano in realtà ha comunque anche qualche funzione. Funzione buona. Esatto. Quindi vitamina D, andiamo a fissare il calcio nelle
le ossa grazie al sole. Esattamente, e quindi esporsi al sole mezz'ora al giorno solo per il periodo estivo è preziosissimo per sviluppare la vitamina D, per sintetizzarla a livello della pelle, perché non la assumiamo con la dieta, come non assumiamo come non possiamo sintetizzare la vitamina A. Okay. Dunque l'assumiamo con la dieta. Okay. E in particolare la vitamina A è un carotenoide che deriva anche dal beta-carotene, certo, tra le altre cose, che possiamo assumere con tutti gli alimenti, quelli arancioni. Ah. Quindi le albicocche, le carote, ma anche comunque i frutti di bosco e le pomodoro. Ti interrompo solo un secondo. Mi hanno detto che per quanto riguarda il sole, i benefici, per esempio per quanto riguarda la produzione della vitamina D del nostro organismo, fissarla, insomma, non è indispensabile proprio avere la possibilità di spaparanzarsi in spiaggia, perché vanno bene anche le passeggiate. Assolutamente, giusto? Assolutamente. Già esporre comunque, cioè, il braccio, canottiera, sì, sì, o comunque il viso col décolleté è più che sufficiente per sintetizzare la vitamina Benissimo, D che ci quindi serve. Quindi potete farlo anche, non so, vicino a casa, insomma, sul praticello di casa. Esatto, molto importante. E tant'è che una volta le dame dell'Ottocento che giravano con l'ombrellino soffrivano tutte di rachitismo, perché non era, era volgare. Non era elegante. Non era elegante abbronzarsi, erano tutte bianche, cadaveriche, e soffrivano di rachitismo. Ma anche le giapponesi, so che girano, vengono in Italia, le turiste, ombrellino, guanti, non vogliono prendere il sole, cappellino. E esatto, loro no, avranno probabilmente anche su loro? Su questo non lo so, però potrebbe effettivamente potrebbe essere. E dunque vediamo a cosa serve il beta-carotene. Sì. Il beta-carotene ha una potente azione antiossidante e quindi prepara la pelle all'esposizione del sole. Quindi fa bene il sole, ma quando ne prendo troppo comunque la pelle si irrita e si forma il cosiddetto eritema solare. Esatto. Che non è altro che una reazione allergica, mentre il beta-carotene ci aiuta a proteggerci da questo punto di vista, e in realtà ne bastano dai 15-30 mg per un 3-4 settimane, quindi prima di esporci al sole per poi dopo proteggersi. Questo perché la vitamina A, come la vitamina D, è una vitamina liposolubile, sì, noi la immagazziniamo, mentre altre vitamine noi le prendiamo un giorno e rischiamo di eliminarle quasi subito, la immagazziniamo e quindi la possiamo utilizzare poi dopo nei momenti effettivamente di necessità, così anche la vitamina D durante l'inverno, certo, la immagazziniamo. Certamente. E dove possiamo trovarla? Possiamo trovarla, l'avevo detto, in questi frutta e verdura, ma anche nella paprika e anche nel prezzemolo. Dai, anche sì, in quelli. Anche nel prezzemolo, insomma, sono ricchissime. È che è difficile assumere una quantità. Certamente. E questa è la differenza. Certamente. Mentre di carote è molto più facile assumere di più. Quindi direi carote integratore, nel caso non avesse la carota a disposizione, ma per 15 giorni, magari prima dell'esposizione al sole. Però, insomma, mangiate anche le carote, che sono un frutto. Che fanno bene, ed è la via più semplice. Meraviglioso, esatto. Ancora una volta Mirta, se riuscite a sorprenderci, Mirta Canevari che torna. E invece voi che cosa farete? Cucinate con noi. Pronti, Golden Chef. Allora, sì, voglio spiegare una cosa perché improvvisamente è diventato bello giallo. Certo. Ho stemperato con un po' di brodo lo zafferano. In questo caso è uno zafferano in polvere, se avete i pistilli meglio ancora, ok? Perché rendono più ricco il colore. Bravissima. Ma ha anche una qualità maggiore. Certo. E adesso si va alla fase della mantecatura. Guardate come fa. È una cosa veramente bravissimo, Andrea, grazie. Certo che ci vuole una casseruola con un po' di bordo, perché deve, altrimenti l'onda non va a sbattere sul bordo della casseruola. E questo serve, serve anche per far uscire la parte di amido. Allora, si sono chiesti in molti qui in studio, diciamola anche sta roba, anche se abbiamo magari, va bene, 10 secondi, ma il minutaggio che hai dato tu, il minutaggio, qualcuno ha detto, ma non è troppo poco perché il allora, ascoltatemi, sia buono? Attenzione, si parte, allora, la tostatura, quindi si porta in temperatura, sì, dal momento che il riso è bello caldo, sì, partono 11 minuti di cottura. Perfetto. Ok? Dopodiché aggiungi due minuti adesso di mantecatura. Adesso questo non sa, no, siamo già finito il tempo? Vabbè, insomma, vabbè. E siamo a 13 minuti, ok? Perché questa operazione? Perché il riso continuerà a cuocere anche quando l'avete impiattato. Esatto. Ed è quello, diciamo, il trucco per portare in tavola un riso perfettamente al dente. Esattamente. E la perfezione andrà raggiunta con il vino giusto. Se restate con noi lo scopriamo grazie ad Ice Veneto.
Ma buongiorno, carissima Ilenia, buongiorno. Buongiorno. Cosa c'è oggi che bolle in pentola? Il profumo, risotto allo zafferano. Benissimo, che bello. E questa preparazione sicuramente con anche un bel colore giallo. Certo che sì, faceva parte appunto, fa parte della categoria delle ricette in giallo. Benissimo. E allora io ho cercato di fare un abbinamento anche estetico con questo calice di vino quasi dorato. E cosa ti ho portato? Un Gewürztraminer, dell'Alto Adige. L'azienda che lo produce è la Kettmeier, l'annata è la 2017. Kettmeier è un'azienda storica, un'azienda che è sicuramente conosciuta per quella che è la spumantizzazione, però poi riesce anche a valorizzare queste varietà autoctone dell'Alto Adige, tra cui il Gewürztraminer. Giallo, abbiamo detto, con dei bellissimi riflessi verde e oro, lucente e vivace nella sua proposta visiva, e denota una importante consistenza e poi questa riconoscibilità olfattiva che è unica, esatto, queste sensazioni di rosa, petali di rosa, poi questa pesca, ma anche l'agrume e poi questa sensazione di mentuccia e di erba aromatica caratteristica. In questo caso cosa ho cercato? Sì, la freschezza gustativa, ma anche l'aromaticità del vino che si potesse sposare con la persistenza e la speziatura del piatto. Certo. Lo assaggiamo. E anche la struttura, importante, questa avvolgenza, questo tenore alcolico che si sente e questa bellissima persistenza. Cin. Sempre il top. A tra poco. È bellissimo parlare di acqua buona, quando si parla anche di buona cucina qui a Due Chiacchiere in Cucina, ed è un gradito ritorno quello che abbiamo di fronte, ed è il nostro amico Michele Foglio, amministratore delegato di Acqua Maniva, che noi tutti conosciamo molto bene. Hai fatto un lungo viaggio dal Monte Maniva fino a qua. Eh sì, perché sono partito dai piedi del Monte Maniva, che è alto 2000 metri, sì, lo stabilimento in realtà, certo, è ai piedi, certo, a 800 metri, sì, e sono sceso in pianura. Ed è venuto a parlarci dell'importanza dell'acqua, in particolare i consigli per una corretta alimentazione alcalina, ma nella vita di tutti i giorni. Certo, oggi molti seguono la cosiddetta dieta alcalina, che vuol dire bilanciare la propria alimentazione, ricordarsi quindi di mangiare e bere anche alimenti alcalini. La frutta e la verdura da sempre sono l'alimento alcalino più importante, certo, ma anche bere un'acqua come l'acqua Maniva con un pH pari a 8 è altrettanto importante per sì, bilanciare appunto il nostro pH corporeo. Sì, perché noi diciamo sempre che il metabolismo sorride, ma è importante che sorrida proprio grazie a un'alimentazione e all'aggiunta di acqua che abbia quel punto di alcalinità. Certo, perché il nostro corpo tendenzialmente tende ad acidificarsi, okay, lo stress della vita di oggi, un'alimentazione disordinata, certo, un eccesso di fumo, di alcol, una serie di fattori che tendono ad acidificare, abbassare il pH, sì, corporeo. Ecco che il metabolismo tampona questa acidità per riportarlo entro 7,35, 7,45, okay, che è il pH del nostro corpo. Esatto. Se noi lo aiutiamo bevendo e mangiando alimenti alcalini, ecco che diventa un aiuto al nostro benessere, certo, allo stare meglio. Sì, ma cambia veramente anche la qualità della vita se abbiamo questo tipo di benessere. Ti chiederei, visto che sei un esperto, sei l'uomo dell'acqua, io ti chiamo sempre così, che differenza c'è tra l'acqua del rubinetto e un'acqua, come in questo caso, in bottiglia? Diciamo che è la legge che lo dice. Definisce l'acqua minerale come un prodotto biologico per eccellenza, cioè non può essere toccata dall'uomo, manipolata, non può essere aggiunto niente. Quindi come madre natura la fornisce alla, sì, fonte, deve, sì, essere imbottigliata sul luogo d'origine. L'acqua di rubinetto, viva che c'è, la usiamo tutti quanti, certo, quindi assolutamente nessun confronto, certo, antipatico. Però ecco, è un'acqua che viene trattata, viene clorata, viene disinfettata, mm-hmm, filtrata. Sì. Quindi non è un'acqua biologica. Poi percorrendo chilometri di tubature, per forza di cose, il cloro viene aggiunto per
evitare per maggiore sicurezza. Ecco, per maggiore sicurezza, certo. Esattamente. Quindi sì, sono due prodotti diversi, il consumatore poi sta a lui scegliere se una o l'altra. Ecco, però insomma l'importante è mantenere sempre presente che c'è un pH che va rispettato, perché va a migliorare veramente il benessere del nostro metabolismo. A proposito dei consigli per una corretta alimentazione alcalina, però io consiglierei a tutti voi, cari Goldachef, di andarvi a vedere, perché c'è tutto un prospetto molto bello sul vostro sito, che è www.maniva.it, giusto? Ci sono tanti suggerimenti che possono portare appunto a cambiare, spostare un pelino l'alimentazione per sentirci meglio. Certo, abbiamo anche l'intervento di un idrologo che proprio illustra perché è importante bere, perché è importante bere bene e perché un'acqua alcalina è un aiuto al nostro benessere. E all'interno del sito si trovano anche alcune pillole, alcune interviste a questo idrologo. Sì, bisogna sempre essere informati, giustamente. Grazie a Michele Foglio, che aspettiamo prossimamente per altre informazioni legate all'importanza dell'acqua. Noi invece andiamo a occuparci di cibo. Buon lavoro, Michele. Grazie. Grazie. Grazie, Cristina. Allora, ci siamo. Seconda ricetta della puntata di oggi, cari Golden Chef, la trota salmonata con le patate novelle. Abbiamo dei filetti di trota. Sì, appena tolti dal frigo. Difficoltà, Ilenia? Allora, può sembrare una difficoltà 8, ma in realtà è un 2,5. Che è pochissimo, ma assolutamente sì, molto molto facile. Però tanta resa. Perfetto, allora se volete fare bella figura, cercate di stare molto attenti, perché intanto questi sono gli ingredienti. Trota salmonata con patate novelle, ovvero vi servono dei filetti di trota salmonata, le patate novelle, insalata, un cavolfiore, latte, noce moscata, maggiorana, rosmarino, salvia, quante spezie, mamma mia, un limone, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Non abbiamo pesato, perché andiamo a occhio. Ma pare, esattamente, no? Allora, per questo tipo di ricette non è il classico dolce o delle cose particolari dove delle salse devono avere un determinato procedimento. La prima cosa che ti chiedo... Ah sì, sono la signora dell'olio io, ragazzi. Ognuno ha il suo compito, ecco. Sì. E guai a chi tocca il mio di compito. Brava. Allora, mettiamo un bel po' di olio, buon, perfetto. E lavoriamo con le erbe aromatiche, come dicevi. Sì. Quindi andiamo con salvia, in questo caso, e rosmarino. Sì. E questo ci servirà per andare a fare le nostre patate rosolate. Patate rosolate, quindi arrostite. Le tagliate in un modo un po' tipo bastoncino. Bastoncino. Io prima però le ho cotte a vapore in microonde. Ah. Con i contenitori classici da microonde, perché poi in questo caso appunto, oltre a rimanere più succose, ti danno la possibilità di cuocerle anche in tempo minore. Certo. Cosa c'è che c'è in mezzo là? In tempo minore, ma soprattutto manterranno la loro forma, perché la cottura sarà minore. Sì, perché non si spappolano. Brava. Praticamente. Vuoi che ti accenda l'olio? Assolutamente sì. Nel frattempo, dopo io so che tu hai tante cose da raccontarci, sì, perché adesso noi diventeremo ma proprio... Ma diventiamo tutti quanti maestri di galateo. A seguire due chiacchiere in cucina impariamo a stare al tavola, che nemmeno i re riuscivano ad essere così, eh? Esatto. Te ne pensi? Allora, nelle occasioni in cui un adeguato comportamento a tavola non solo, non è solo una questione di buona educazione, il galateo chiaramente ci viene in soccorso. Sì. Il bon ton prevede infatti precise regole da rispettare. Possono essere applicate con minor rigore in base al tipo di commensali presenti. Ad esempio, se ci sono dei bambini non puoi tormentarli perché magari, non lo so, non stanno attenti alla posata che usano, o che so io. Ma in ogni caso ci sono alcuni dettami più elementari che non è possibile non seguire. E quindi questo che cosa significa? Vado a smentire quello che ho detto fino a un attimo fa. Sarebbe bello che anche ai bambini pian pianino venisse insegnato un po' di galateo a tavola. Parliamo degli errori più comuni che si possono fare a tavola. Quante volte vi sarà capitato di sentir dire... Buon appetito! Neanche quello. No, perché pensiamo che magari sia una regola di cortesia, e niente di più sbagliato invece. Per gli aristocratici, che di bon ton se ne intendono, la tavola era un'occasione di conversazione e il cibo unicamente un modo per renderla più piacevole. Quindi un macroscopico errore dire buon appetito, ma...
Basta un sorriso. Se qualcuno vi vede a tavola sorridere così, dice: ma sei impazzito? No, dovete dire assolutamente: questo è il nostro Galateo, per esempio. Un'altra cosa, come si sta seduti a tavola? Perché la postura è molto importante. Così. Cioè proprio... No? No, assolutamente no. Bisogna stare sempre con la schiena dritta, senza mai appoggiare i gomiti sul tavolo. Le braccia vanno lungo i fianchi e solamente le mani sul tovagliolo. Non allungate le gambe sotto al tavolo. Dice: ma c'ho le gambe lunghe. Non me ne importa, tu le gambe non mettetele le allunghi. Mettetele dietro al collo. E perché potreste incorrere nel rischio di urtare i piedi di chi vi sta di fronte o magari di fianco, magari anche con spiacevoli equivoci. Ho allungato il piede e la signora di fronte a me mi sorride. Oppure? È molto divertente, no? La postura è veramente molto importante, davvero. Avete capito? Allora si sta appoggiando le mani, solamente le mani, sul tovagliolo e il braccio va elegantemente attaccato ai fianchi, il braccio, va bene? Dritta, bella. E la postura bella dritta. E se volete comunque mio marito fa massaggi al fine di ogni cena, perché penso che hai un dolore assurdo. Abbiamo già cominciato la rosolatura delle patate che sono state precedentemente cotte a vapore. Bravissima, io adesso ho ridotto in piccoli pezzettini il cavolfiore che avevo lavato in precedenza e vado a coprirlo di latte, più o meno. Sì, perché sono andata a mungere, però appunto... La mucca non era molto collaborativa stamattina. E vado a grattare un po' di noce moscata. Dai! E poi ti racconterò. Va bene. Allora, dopo che insomma abbiamo lasciato Ilenia alle sue incombenze, dobbiamo parlare del tovagliolo. Tovagliolo che molto spesso potremmo dire questo sconosciuto. Dovrebbero saperlo anche i bambini, oggi, dagli 8 anni in su, che il tovagliolo... va tenuto sulle ginocchia e portato alla bocca quando se ne avverte il bisogno. Sì, non questo. Mai legarlo intorno al collo, a meno che non andiate a mangiare in quei posti dove proprio hanno il bavaglione e allora lì è un posto pittoresco, ma non è quello l'uso che si fa il tovagliolo. No, non è bello. Neanche al collo dei più piccini. Per i bebè ovviamente ci sono i bavaglini, ok? Altra regola ferrea, prima di cominciare a mangiare è obbligatorio attendere che tutti gli ospiti vengano serviti e che i padroni di casa comincino il proprio pasto. Attenzione, perché io conosco persone che continuiamo a bacchettare e cominciano a mangiare a prescindere, gli arriva il piatto, non aspettano mai gli altri, non aspettano che tutti siano serviti. Mi dà più fastidio il rispetto di il non rispetto di questa regola. Assolutamente. Che uno che si pulisce, veramente. Che poi, soprattutto se sono i padroni di casa, aspettate che almeno i padroni di casa si accomodino e di conseguenza cominciano a mangiare. Mai, mai assolutamente toccare gli alimenti con le mani, tranne pane e grissini, che vanno comunque prima spezzati e poi portati alla bocca. Anche il pane, cioè uno dice vabbè io l'ho spezzato il pane, ma se tu hai spezzato il panetto a metà non è che puoi sbocconcellare, no, perché Galateo vuole che voi prendiate un pezzettino che sia adeguatamente diciamo della misura della bocca e lo portiate alla bocca e cominciate a mangiarlo. Che bravi che stiamo diventando, addirittura eleganti a tavola, mi piace questa cosa. Allora io adesso adagerò un po' di maggiorana sopra ogni filetto. Mi fai morire. Sì. Così. Sì. Io chiedo a te per cortesia di passarmi un po' d'olio. Certo. E anche un po' sale e un po' pepe. Vuoi prima l'olio e poi il sale o viceversa? Cosa ti ho chiesto per primo? Olio. Benissimo. Pensavo fosse un caso, anche tu però, non puoi essere così. Allora io adesso dirò un'altra cosa. Mettiamo prima l'olio. Perché? Perché se noi lo mettiamo dopo del sale, il sale... È vero? Quindi olio, okay. Vai. Un filo? Sì. Sto per dire. No, perché però. Poi tu mi dici, ma lo paghi brava, tu. Brava, brava, dopo questo fasuetto. Dai, sì, allora sì che buono. Anche un po' qua, vedi anche che questo è triste qua, sì. Anche qua, guarda, poverino. Perché non vogliamo che sia triste. No, adesso mi passi sale e pepe, in questo modo, guarda quante cose ti sto insegnando oggi. Oggi è una puntatona, ragazzi. Oggi veramente so bravissima. Non salina e so. Pepino? Salina e pepino. Può essere sufficiente? Penso di sì. No. Sì. Esce un po'... Aiosa. Umido. Ok, e pepe. In questo modo vedi che attraverso l'ultima fase si incolla, resta l'incollato all'olio e non fa
Allora, ciao a tutti, me ne esatto, vado. Forno a 200 gradi, perché sì, in questo caso i filetti devono essere cotti velocemente per poco tempo, per 6-7 minuti massimo. Okay. Poi dipende sempre il quanto spesso e quanto peserà, certo, il filetto. Certo. Però 200 gradi è essenziale. Perfetto. È stato spento, no, vero? No, l'avevo io azzerato. Portato sì, perfetto. Ai. Però era ancora caldo. Sì, ma abbiamo ancora queste 6-7 ore, no, di trasmissione. Sì, per cui, sì, sì. Aspettiamo sì, che vada in temperatura il forno, che problemi ci sono. Dai, 200. Con calma, Vai. Arrivo. Vabbè, 185, però insomma dopo lo portiamo a 180, 200 gradi. Okay. Allora, in questo caso... Sì. Logicamente non abbiamo tutto il tempo e questo è il risultato. Allora, qui abbiamo i cavolfiori, a cui avevi aggiunto la noce moscata in abbondanza e il latte. E una cosa che io ho fatto è stato quello di fare un mazzetto aromatico. Guarda, con il timo. Bello. Ma perché? Perché in questo modo non si vanno a togliere le foglioline, certo, e sono ingabbiate all'interno dell'inspagatura. Esatto, è un... come posso dire, un mazzettino di timo insalamato, perché esatto, come vedete è stato legato veramente come fosse un salamino. Benissimo, allora io ti chiedo di prendermi una ciotola, certo, cortesemente, e adesso dobbiamo far cosa? Dobbiamo semplicemente andare a togliere il cavolfiore cotto, okay, no, non c'è una ciotola, ah, proprio una ciotola, sì, ciotola, sì, sì, perdonami, il cavolfiore già cotto, separandolo dal latte, però il latte lo teniamo perché è quello che ci servirà per, mi dispiace, prendo questa che è grande, sì, sì, vabbè, servirà il latte per ottenere la densità desiderata nel momento in cui andiamo a frullarlo. Allora, quindi togliamo. Aspetta un attimo che vado a rosolare anche dall'altra parte le nostre patatine. Ma che buone quelle patatine così, wow, guarda che meraviglia. Il sale solo alla fine, Sì, perché? Vai, tieni. C'è un motivo? Perché sì. Ah, per quello tu volevi. Sì, perfetto. Vedi che c'è un bel po' di... Ok, spostalo. Anche questa cosa. Sì, via. Non la vuoi questa? No, no, via, via. Va bene. Il colore, che non è perfettamente bianco, è perché c'è una buona dose di noce moscata. Ah, è stato quello che ha dato sì, quel colorito un po' nocciolato. Esatto, e poi ci ho messo anche sinceramente un po' di paprika affumicata. Ah, hai capito? Allora io, se tu non hai nient'altro, no, io se vuoi ti do una vai, mano, perché... frulla. No, dice di no. Sì, dice di sì. Dice di sì, cosa oh, no, c'è che sì, da dire? Adesso e adesso arrivano delle interessanti offerte per voi, ma poi tornate. Sì, anche perché io sono armata. Cosa sto a fare con queste cose qua? Dai, veloce. Dopo. 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 Allora, la salsina è pronta, le patatine sono pronte, esatto, la trota salmonata pure, i filetti. Yes, i filetti. Ecco, mi qua, chiudi, grazie. Certo. Vedi com'è rimasto bello succulento? Sì, quindi temperatura sparata, però l'importante è rispettare il pesce. Sì, anche perché è una polpina talmente delicata. Ma scherzi. Che sarebbe un peccato, insomma, verrebbe spappolata proprio, ecco, dalla temperatura. La cosa importante in questo momento, quando andiamo a servirlo a tavola, sì, cerchiamo di togliere le erbe aromatiche. Perché non a tutti piacciono? No, anche perché comunque queste sono state in cottura, quindi sono leggermente secche. Ah, sai che io le mangio lo stesso? Perché a me piacciono. Anche a me. Meno male. Normalmente le tolgo per mangiarle. No, perché rimangono un po', come dire, croccantine. Se tu le mangi insieme alla pietanza, le trovo veramente... Hai visto che è molto interessato a quello che stiamo dicendo, Enrico? Quando vede pesce è proprio la cosa... Non li metangere, come si dice. Guarda che salsina! Meravigliosa! Fatta appunto con i cavolfiori. Cavolfiori cotte nel latte. Ecco. Spostiamoti un sì, po'. Ok. Cosa dici? Queste ce le mangiamo noi? Sì, le mangiamo noi, decisamente. Ok, allora le lasciamo ecco, qua. Lascia qua, non vorrei mica mettere tutto. Esatto. Adesso invece userai un po' di pistacchetti. Pistacchio. Ecco, che danno il crunch. Yeah. E mentre tu fai questa opera d'arte con alla fine un po' di grattugiatina di scorzetta di limone, perché ci vuole, il vino giusto quale sarà? La risposta ce l'ha Ice Benedict. Chi lo sa?
Ben ritrovata. Trota salmonata. Uh-huh. E tu? E io ho portato un Müller Thurgau. E l'azienda che lo produce è Castel Firmian e ci troviamo in Val di Cembra, nelle colline della Val di Cembra, in Trentino. Annata 2017. E cosa dobbiamo pensare? Che abbiamo un piatto che ha succulenza, che ha questa leggera grassezza data dal pesce e poi un'aromaticità percettibile, quindi cosa vado a ricercare nel vino? Sempre un po' la freschezza gustativa e poi quella componente aromatica e anche la struttura che sia più o meno dello stesso livello. E qui abbiamo un vino, il Müller Thurgau, che deriva dall'incrocio tra il Riesling e la Madeleine Royale. E si presenta con un colore tenue, giallo paglierino, ma ancora con dei riflessi di gioventù. Si muove snello nel calice, abbastanza velocemente, e la proposta olfattiva diventa fresca, e vivace, di frutta croccante, che ricorda magari una pera, dei fiori bianchi, di acacia, semplici. E poi qualcosa che magari potrebbe essere un profilo di un'erba aromatica, però leggera, leggera, appena accennata, magari un timo, sì, una cosa molto discreta. Lo assaggiamo? Sì. Forse la percepiamo più in bocca, l'erba aromatica, sente proprio nell'assaggio. È vero. Piacevolissimo, snello, vibrante quasi, bello teso. Molto interessante. Un ottimo assaggio, vino. Direi. Bravo. Questo non lo troviamo nella nostra guida a Venezia, però comunque sicuramente un vino da degustare. Assolutamente, a tra poco. Meno male che abbiamo un'acqua buonissima, ragazzi, il pH 8 che ci tira su perché c'è un caldo in cucina pazzesco. Ti rendi conto che avevamo i pinguini fin l'altro giorno? Adesso abbiamo i cammelli. Che però bevono molto bene. Cari Golden Chef, allora, due ricette fantastiche, compresa la ricetta in giallo della nostra Ilenia Bazzacco. Basterà che andiate sui social e le troverete spiegate bene, potrete riproporre ovviamente a casa. Detto questo, timoevaniglia.com, il blog della nostra Ilenia. A tutti buon caffè e alla prossima.